importante è che copre. A meno che non lo foderiamo, se no roviniamo la macchina. In questo lato si può foderare. Vabbè, poi te lo spiego. Prendo le Una simpasi. Dai, assieme. Per ora qua ci sono i vampiri. Questo è il nostro primo, come dire, aggancio. Sì, qua sotto, tanto non. Poi non ci devi poggiare gli altri piedi, qua li poggiamo sopra questo. Bene. L'ultimo perno. Qua? Sì. Ah, no, no. Fotosimpasi. La fotosimpasi. Devo salire pure io. Posso salire? Mi devo togliere il scatto, però. Non ci riesco a togliermi il scatto così. La fotosimpasi. E ora per esempio chi chiude là? Aspetta, fatti a girare. No, non ti spaventare. Sono pesante. Tieni, tieni. Sono pesante. Secondo me dobbiamo cercare un'altra volta, vero? Ah. Hello! Devo scendere in qualche modo. Si deve scendere al contrario, così si deve scendere, che in quel modo è un po' amorvoso. Ok. Com'è so? Come raccontare? No, amore, è perfetto. Secondo me è così, è perfetto. Sì, così, infatti, ti dicevo. Sì. Che rimane un cupido. Posso chiudere? Sì. Non so, ci sono le tue scarpe fuori. Vabbè, andiamo a e da qua posso mettere. Oh, possiamo fare le dirette così, guarda. Ciao ragazzi. Il nostro letto. Finalmente abbiamo realizzato la base del nostro letto. Ora manca il materasso. Se troviamo online la moquette. Già lo puoi moquettare. Ma è funzionale, va bene. Regge pure a me, figurati. Oh, posso stare pure messa così. Uscendo da qua che lo apriamo, possiamo pure quando salire. C'è bel tempo, figurati di dormire con il coso tolto. Che guardi le ci stelle. Ci mettiamo la zanzariera. Ci guardiamo le stelle. Grazioso, amore, troppo bellino. Sono stato bravo, amore. Sei stato bravissimo. Minchia, ma non rimane più. Lo proviamo stanotte. Dormiamo in macchina stanotte. Oggi. No, amore, facciamo una cosa. Vedi come sei combinato tu con i turni di lavoro?
Casomai verso metà maggio, la terza settimana di maggio, mi prendo io dei giorni di ferie. Se vuoi vieni al lavoro con me e dormi in macchina. Ma domenica non lo posso fare, sabato lavoro, domenica posso venire a dormire in macchina, mi viene a trovare, ma come va? Ma secondo te il futon è assai sottile che fa male oppure ci si può dormire? È arrivato il nostro pacco. Cosa sarà? Materasso per la nostra auto, per la nostra Mowgli. Abbiamo comprato un materasso. Aspetta, vediamo com'è. Ah, bello, con una sua borsa. Già la borsa, così si può rimettere a posto. Quanto abbiamo pagato? 27 pound. Era in offerta, però più o meno costa dai 25 ai 30 pound costa. Allora, questo in teoria, aprendo, il materasso dovrebbe gonfiarsi fino a diventare extra confezionato praticamente. C'è anche la plastica che lo protegge. Questo cos'è? C'è un foglio. Ok, qua spiega che il prodotto bisogna tenerlo 48 ore diciamo messo disteso all'aria aperta perché prenda poi la sua forma naturale. Quindi servono almeno 2 giorni che si deve lasciare in aria. E noi lo controlliamo. Ok. Unboxing in diretta. Oh. Svrotoliamo, vediamo se ci possono vedere. Oh, però già anche lo gonfio ha una sua consistenza, cioè non è male. Quanto gonfio? Deve riprendersi, non è che si gonfia come le cose gonfiabili, si deve prendere aria. Comunque già ha uno spessore di circa più o meno 2-3 cm. Il che non è male comunque per il letto. Anche a sì, se questo è buono per fermarlo sulle tavole. E ora noi lo distendiamo e gli facciamo prendere aria in modo che lui abbia tempo di prendere la sua bella forma. Ok, poi magari noi lo ogni tanto lo accarezziamo e gli diamo qualche... comunque si vede che c'è il materasso, perché praticamente viene compresso quando viene spedito e quindi ha bisogno di tempo per riprendersi, almeno 48 ore all'aria aperta. Ok, comunque diciamo che per essere un toppes mattress non è male. Io effettivamente me lo aspettavo un pochettino più materasso. Più che materasso sembra... Questo è un sopra materasso. E allora non va bene per me. No, va bene. Perché comunque è sempre morbido. Io credo che non vada bene. Quanto è costato? 27. Va bene, credi. Va bene, credimi. Boh, faremo sapere. Lui è perplesso, fra 2 giorni vedremo. Deve prendere aria. Deve respirare. Ciao. Testiamo. Niente. Sono passate 48 ore. Diciamo che doveva gonfiare. Ma lo spessore è quello di un piumone. Non va bene. Si sente molto il pavimento e non si dorme comodi. Bocciato. Per niente. Quindi,
Mi sa che dobbiamo andare a comprare un materasso vero. 48 ore doveva gonfiare. Effettivamente qualcosa è gonfiato, ma non ma lui. Ma non più di tanto. No, io non mi riferisco a lui. Vabbè, a buon intenditore, poche parole. Mangiamo la pizza a pranzo. Siamo dentro il posteggio. Allora questa è abbastanza molto, vedi che ci vuole entrare. E io ne campato tutto. Malone. Malone. Non Nello. 37, non 30. No, 39. No, io voglio la 40 nera. No. No, 40 l'osso. 38. No, 40 mallone, forse c'è. No, no, 40 no, 38. Io volevo nera, 39. No. Nella 39 no, 40, mallone. No, mallone non c'è. E vabbè. Entra. Continuiamo il percorso. Materazzo, materazzo. Come è buono, sapevo. Siamo arrivati. Ah, ho visto 129, ho detto l'aumento del prezzo, no, invece 115, ma la misura nostra standardata.